sportelli del Centro Donna e quelli del Centro Antiviolenza del Comune da oggi hanno sede al Palazzetto Urban in via Monte Calvario, una struttura riqualificata collocata nel centro della città che diventa un punto di riferimento importante per le donne vittime di maltrattamenti che necessitano di assistenza e sostegno. Dalle attività di accoglienza alla consulenza legale e psicologica, il centro offre anche servizi di orientamento al lavoro e finalizzati al reinserimento sociale. Centro Donna si occupa di cultura della differenza, quindi si occupa di tutto ciò che riguarda la questione femminile. Abbiamo una biblioteca di genere, abbiamo un archivio documentazione che si occupa di tutta la storia delle donne, perché noi poi siamo la nostra storia in effetti, e abbiamo dei servizi. In questo momento noi abbiamo il centro antiviolenza che è attivo perché è gestito dall'ARCI e nella persona di Clara Pappalardo, di un gruppo di psicologi eccetera, e nello stesso progetto ci sta pure Cora, che è un'altra associazione che è invece orientamento al lavoro. Nel palazzetto Urban ai quartieri spagnoli, che al pian terreno ospita anche una biblioteca ed un archivio per la documentazione di genere, hanno sede anche il servizio giovani e pari opportunità del comune e quello alla promozione e tutela della salute e degli animali. Il palazzetto Urban nel cuore dei quartieri spagnoli, finalmente completamente ristrutturato, che può vivere con servizi comunali, centro delle donne, centro antiviolenza, luogo di incontro delle associazioni e quindi punto di riferimento non solo per i quartieri spagnoli, per il centro storico di Napoli, ma per tutta la città, e lo fa il comune. Quindi è una cosa bella, anche qui un lavoro di squadra, e ringrazio tutti quelli che hanno contribuito al perseguimento di questo risultato.